dal set di Villa Borromeo, intanto che un po' di follower si collegano, lasciamo l'inquadratura su Veronique che pettina Martina. Martina che indossa Chiara Vitale. Scarpe Che bella. Intanto che lavori, ci racconti qualcosa di questo trucco? Che cosa hai scelto? Perché l'hai scelto? Ho scelto per Martina uno stile molto elegante, sofisticato, come si può vedere il trucco è sulle tonalità della terra, quindi tutti marroni. Ho tenuto un make-up opaco e gli ho dato giusto un piccolo punto luce qui per dare un po' di lucentezza e riprendere un po' la luce che regala l'abito. E adesso le sto mettendo una coroncina di fiori per l'ultimo abito che sarà color cipria. Tema eleganza, mi piace. Sì, molto. Capello come. Capello, allora lo lasciamo sciolto con qualche onda morbida, gli ho messo sotto una tessitura di extension per dare più volume e praticamente l'acconciatura è finita, andiamo a riprendere giusto qualche boccolo se serve, ma lasciamo proprio anche qua la morbidezza e la naturalezza come stile. Insomma, il tema Qualche di oggi. consiglio per le spose? Allora. Perché qui è facile, tu ci sei, appena leva un capello fuori posto, glielo rimetti a Beh, allora posto. io faccio anche il servizio a seguito, quindi Ok. non c'è problema, nel senso che io seguo la sposa anche durante tutto l'arco della giornata, qualora dovesse fare appunto un cambio abito o avesse necessità, capelli fini, sottili che ritengono la piega, non c'è problema. Come si fa per lo shooting, poi si va un po' a riprendere l'acconciatura dove serve. Ecco qua, abbiamo finito. Ma Grazie.